Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi a Lampedusa, dove nella notte sono approdati altri 142 migranti. Sulla prima imbarcazione, soccorsa a circa 8 miglia dalle coste dell'isola dalla Guardia di Finanza, viaggiavano 22 tunisini, tra cui 3 donne e 3 minori. Poco dopo, invece, al molo Favaloro sono sbarcati in 120, avvistati e soccorsi sempre da una motovedetta delle Fiamme Gialle a circa 5 miglia. Dopo i primi controlli sanitari, tutti sono stati portati nell'hotspot di Contrada Imbriacola, dove ci sono 700 ospiti a fronte di una capienza massima prevista di 250, un centro praticamente al collasso. Nelle ultime 72 ore, con 11 diversi sbarchi, sono 646 i migranti giunti sull'isola.